Salve, sono Luciana, la responsabile della riserva naturale regionale Grotte di Luppa di Sante Marie. Sono Lorenzo Berardinetti, sindaco del comune di Sante Marie, e insieme a Luca Gianotti ho dato inizio a questo Cammino dei Briganti, che è diventato un punto di riferimento turistico di tutta la regione Abruzzo e non solo della regione Abruzzo. Ci troviamo a Sante Marie, dove è la partenza e l'arrivo del Cammino dei Briganti. Abbiamo iniziato così nel 2016 con Luca Gianotti, poi come amministrazione comunale ci abbiamo creduto veramente, insieme a Luciana, che è la volontaria che consegna sia salvacondotti sia l'attestato al ritorno. È un cammino di 100 km a quote medio-alte e che ricalca la linea di confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio, oggi naturalmente Abruzzo e Lazio. In questo percorso è necessario avere un salvacondotto all'inizio del cammino. I camminatori, che noi chiamiamo generalmente briganti, vengono da me, mi lasciano il loro nome e cognome, dopodiché per ogni tappa che faranno riempiranno questo salvacondotto con i timbri delle varie strutture che fanno parte della rete del cammino. Al rientro di questi 100 km riceveranno l'attestato finale di briganti onorari che hanno percorso il cammino a passo lento. Questo Cammino dei Briganti, che inizialmente erano molto diffidenti a Sante Marie, poi man mano la gente ci ha creduto e man mano la gente ha accolto, soprattutto le persone che vanno durante il cammino nelle frazioni di Santo Stefano, di Scanzano, Valdevarri. C'è proprio un interesse, si è creato un interesse, chiedono ai camminatori e offrono anche il caffè, offrono qualcosa ai camminatori. Cioè, è un cammino un po' diverso, perché c'è un cammino fatto a cerchio, quindi la partenza e il ritorno. È percorribile da tutti, quindi da persone di varie età, dai 6 anni fino ai 60-65 anni, anche chi non ha assolutamente esperienza di cammini. Il cammino poi può essere fatto sia in tenda che in agricampeggi, ma anche in strutture B&B, che permettono quindi al camminatore di fare un po' più di relax e di godersi pienamente il percorso. Partire dal comune di Sante Marie vuol dire anche partire dalla riserva naturale regionale Grotte di Luppa, ma il cammino comprende anche un'altra riserva, la riserva della Duchessa. All'interno di questo cammino possiamo quindi incontrare flora e fauna, quindi una biodiversità molto elevata, lupi oppure istrici, delle volpi curiose, poi ecco addirittura grifoni, falchi e poiane, ecco, quindi è possibile vederli anche ad occhio nudo, senza magari stare ore e ore per fare appostamenti, quindi bird watching, come si usa dire, proprio perché è ancora un territorio incontaminato. Ecco i veri documenti del brigante: il salvacondotto, dove ogni brigante metterà il suo timbro, e alla fine del cammino ecco qui l'attestato finale, davvero brigante onorario. Ultimo consiglio:
quello di portare zaini leggeri. Acqua ce n'è in abbondanza, quindi con un litro e mezzo si può fare tratto per tratto il cammino, e poi soprattutto spirito d'avventura.